ragazze, oggi vi do il buonasera così, vi do il buonasera perché sono le 5 praticamente. E sì, ho il turbante perché appunto ho fatto una bella doccia rilassante, ho acceso le mie candeline e appunto questo è un video richiesta, me l'avete chiesto in diverse, quindi ho deciso di accontentarvi perché appunto vi avevo accennato che avrei fatto una giornata coccola mercoledì, cioè oggi, appunto perché ero sola con la bimba e nel momento X in cui si è addormentata mi sono fiondata a fare questa spa, home spa, mettiamola così, quindi fatta in casa, con le candeline accese, la musichina rilassante. Ho poi acquistato questa qui che avete già visto in diverse, proprio per questo mi avete detto di provarla con voi. E quindi eccoci qua, Garnier Skin Active Hydra Bomb con camomilla, acido ialuronico e siero idratante da tenere su 15 minuti. Quindi adesso andrò ad aprirla, ad applicarla. Ho messo bene il turbante in maniera che non si muova. Andrò a mettere prima di asciugarmi i capelli, ovviamente, perché non vorrei poi impasticciarli o visto che sono lunghi. Rifare tutto sarebbe lungo, quindi non ce la farei e preferisco così. E niente, quindi iniziamo ad aprire. Maschera, maschera applicata, ragazze, sembra un mostro, però è davvero una bomba di freschezza pazzesca. Però è davvero una bomba di freschezza. Niente, rimaniamo così 10-15 minuti e poi andiamo a toglierla. Maschera tolta e dice appunto di rimuoverla con un dischetto di cotone o comunque di rimuovere giusto gli eccessi, quindi ho questa spugnettina qua. Allora, sensazioni, è stata veramente super super rilassante, una sensazione di freschezza, di relax estrema, quindi ve la consiglio, già solo per la sua freschezza, vi dà proprio un sollievo proprio fortissimo, ecco, agli occhi. A me agli occhi me ne ha dato proprio tanto tanto di sensazione rilassante, quindi mi sento di consigliarvi anche questa maschera qui. E niente, adesso vado, insomma, a finire di sistemare e asciugare i capelli. Vado ad applicare sul capello bagnato questo prodottino di Kerastase che è fantastico, Elixir K Ultim, questo qui, che va a dare un po' di diciamo un nutrimento almeno sulle lunghezze. Ecco, io tendo a non metterlo mai sulla base perché sennò vi rimane poi la testa come se non avesse neanche lavato i capelli praticamente. E invece sulle lunghezze ve le va a nutrire, visto che tendenzialmente le lunghezze sono sempre quelle un pochettino più secche, un pochettino più disidratate, diciamo, quindi mi si dà un po' di nutrimento e poi si asciuga. Ogni tanto quando
Mi vedo con i capelli mossi, mi viene voglia di farmi la permanente, farli tutti riccissimi, più gonfietti, no? Poi vabbè, so già che mi pentirei dopo 2 minuti, quindi lasciamo perdere. Ok, andiamo ad asciugare. Vado a prendere Bebiale perché si è svegliata, le do la merenda e poi mi faccio una tisana per rilassarmi ancora di più. Fa parte anche lei del mio relax quotidiano, eh? Fai 20 dito nel naso con le caccolotte. Mi mangi. Dove è papà? Papà è al lavoro. Chiaro. Giusto? Giusto. Ragazzi, ho anche stirato i capelli, ho giocato un po' con Ale e adesso mi faccio la fatidica tisana perché ne ho veramente voglia. Faccio quella con la macchinetta e mi faccio questa tisanina rilassante, me la godo un attimino e poi mi spiccio anche perché. Ah, dov'è la mia tazza? Non c'è la mia solita tazza preferita. E anche perché mi spiccio, anche perché devo capire anche cosa preparare per cena. Io voglio stare leggera perché appunto ieri sera non sono stata proprio benissimo. Quindi adesso vedo se farmi un po' di pasta in bianco, qualcosa di leggero e a ricardo gli faccio un sughetto. E sono contenta di aver lavato i capelli e di averli stirati, così sono già pronta per domani. Domani avremo una giornatona, quindi usciremo dal mattino presto. Infatti devo ricordarmi di mettere anche in carica la macchinetta dei vlog, questa qui, perché voglio farvi il vlog appunto di questa giornatona, giornatona spesa, giornatona shopping, quindi adesso vedrò un attimo se far due video separati, sia il vlog che magari poi il video spesa, insomma, adesso vediamo un attimino. E niente, mi sono proprio rilassata oggi pomeriggio, ne avevo bisogno di questa maschera, tra l'altro mi sento la pelle morbidissima, quindi ve la consiglio, è proprio veramente un'idra bomb, perché è proprio una bomba di idratazione pazzesca. E niente, ora tisana.
Eccoci ragazze, allora stavo guardando cosa mettere in televisione, ma niente, ho dato un'occhiata su 55, per chi di voi guarda il Grande Fratello saprà che su Mediaset Extra danno tutto il giorno il Grande Fratello per far vedere proprio la diretta. Io metto solitamente quando non c'è proprio nient'altro, do un'occhiata a cosa fanno, così per curiosità. È buonissima sta tisana. È una tisana che prendo sempre in un negozio che c'è abbastanza vicino a casa mia, insomma non così comodo, però quando capito di lì ci vado, che è appunto tutte le cose per le macchinette del caffè, anche la mia, la Dolce Gusto, quindi tisane, anche il Nesquik, caffè di tutti i tipi, veramente. E quindi niente, molto molto buona, molto rilassante. E poi ci tenevo a dirvi anche che ieri sera ho finito la seconda stagione di You. Ragazze, è bellissima, avevate ragione, è molto più bella anche della prima. Però vabbè, sono state belle entrambe. Questa forse è un po' più corta, l'ho trovata forse un po' più breve. Però mi è piaciuta da morire, veramente. Riguarderò l'ultima puntata e mezza perché me la sono vista ieri sera che non stavo bene, ero sul divano, quindi l'ho guardata ieri sera. Ma in teoria questa è una serie che guardo con Ricky, quindi la riguarderò anche con lui perché lui se lo deve finire. E basta, quindi insomma ci tenevo a dirvi che l'ho finita. E poi che altro, ragazze? Domani, come vi dicevo, sarà una giornata piuttosto impegnativa. Non vedo l'ora, anche perché quando facciamo qualcosa di diverso dal solito io sono felicissima. Purtroppo, non avendo la macchina, cioè queste cose, comunque certi tipi di cose le possiamo fare solo quando ci viene prestata per il momento, però arriverà anche la macchina, insomma. Stiamo avendo un po' di cambiamenti, sono molto contenta perché stiamo facendo un sacco di sacrifici per cambiare, migliorare, fare un sacco di novità anche per la casa, per noi. Quindi domani vi aggiornerò bene su un pochino di novità. Ragazzi, io vi do la buonanotte, mando un bacione, ci vediamo prestissimo con il vlog di domani, credo. Si è svegliata la bimba, vado, ciao!
Voilà. Finito. Schiaffone in diretta. Sì, sì. Ma perché questa rabbia? Perché voleva un'altra polpettina svedese. Ah, ma ti pare di essere così ingorda? Non va bene, no, no. Avete visto che carina? Guardate. Pure con le scarpine. Tac. Ormai siamo grandi. Le scarpine. La stella di Super Mario. Che diventerà essa? Sì. Buongiorno, anzi buon pomeriggio, perché i saluti ve li ho fatti dopo 8 ore di video, però vabbè, eravamo un po' di corsa perché dovevamo anche andare a prendere poi Fede a scuola. Ciao amore, saluta. Ciao a tutti. È intento a guidare accecato dal sole. Esatto. E... ho gli occhiali nella giacca che ho lanciato nel portapagagli. Perfetto. Sono di fretta. Per cui... devi andare dritto poi. E niente, quindi insomma volevo salutarvi. Abbiamo fatto un mega giro all'IKEA, abbiamo pranzato lì come avrete visto. E adesso stiamo andando ancora a fare una veloce scappata da Chiavi a prendere giusto un paio di pigiamini per Ale, perché tra battesimo, Natale, tutto, abbiamo ricevuto un sacco di abbigliamento per lei, ma pigiamini zero, tutta roba da vestire per uscire, quindi servono delle tutine. E poi niente, guardiamo giusto per un paio di jeans, insomma vediamo con i saldi se troviamo qualcosa di interessante che ci piace, diversamente ce ne andiamo via e andiamo a prendere poi Fede a scuola. E dopo, come non basta, se non bastasse, andiamo anche a fare la spesa. Viva il giorno di riposo. Perfetto, Chiavi è qua. Beh, però c'è scritto saldi al 70, quindi spero di trovare qualcosa di interessante. Geronimo! Geronimo, vabbè, siamo arrivati. Vai amore, sei tutti noi! Altro che andarmi a iscrivere in palestra. No, no. Wow, il traslocatore al cinema. No, il bannatore. Ah già. Micheli, cucù, ciao Bubi! E ciao Bubi! Allora, io sto aspettando Riccardo che porta su gli acquisti IKEA e Chiavi, perché altrimenti poi la spesa in macchina non ci starebbe più. E niente, io e Bubi ci stiamo ascoltando un po' di musica, poi andiamo a prendere Federico a scuola, faremo una merenda speciale perché Ricky ha proposto una buona merenda che sa che Fede ci va pazzo, che è il Bubble Tea, non so se avete presente, sono quei tè con le palline. E quindi prenderemo quello e poi via a fare la spesa, perché dobbiamo andare, penso andremo da Ecom, perché appunto abbiamo la macchina, e quindi insomma andiamo a provare a fare spesa da Ecom, vedere come ci troviamo, facciamo un giretto, insomma facciamo un bel po' di spesina sana, perché appunto Ricky inizierà poi la palestra. Infatti dopo, a sorpresa, io lo porto lì, perché lui fa vado domani, invece io ce lo porto dopo. Gli ultimi sforzi di Rocky Balboa. E niente, quindi insomma aspettiamo questi ultimi, questo ultimo giro forse. Ultimo giro? Yes. Così poi possiamo andare. Ok. Hai preso anche la borsa di Chiavi? Eh? La borsa di Chiavi? Dammela. Aspetta. Bubi, cosa fai con quella scarpetta? Oh, come sei ginnica, amore mio. Oh, è arrivato papà. Ok. A dopo. Allora, parcheggiato adesso. Prendo la pupa. Ricky mi aspetta già al negozio di Bubble Tea. Quindi ci prepariamo. Allora, abbiamo preso il Bubble Tea. Io ho preso base di vaniglia, mi pare,
le bubble a banana e cioccolato. Poi lui. Io ho fatto il golosone come sempre. La base di anguria, il jelly bee, che sono praticamente delle caramelle, e un bubble di melone. E Fedino, tu come l'hai preso? Io l'ho preso menta. Sì? Non si ricorda più. Menta, melone? Sì. E banana. E banana. Anche tu è banana, vero? Ragazzi, allora, io e Bubi. Dopo il bubble tea, come promesso, ho accompagnato Ricky in palestra per informarsi sull'abbonamento. E niente, sto aspettando che ritorna, è andato con Federico. E poi niente, Riccardo in questo negozio appunto di bubble tea mi ha fatto un regalino molto gradito, che vi farò vedere poi dopo. E non me l'aspettavo, perché sono andata in macchina a prendere la borsa, perché avevo dimenticato la borsa in macchina. E... stordita io, e niente, sono tornata e tieni, così, come tieni, cos'è? Ci ho messo un po' a realizzare, però veramente mi piace tantissimo, dopo vi faccio vedere cos'è. E niente, sto aspettando che arriva, mi sono parcheggiata in un punto molto infelice, ma non c'è un buco neanche a pagarlo, quindi boh, adesso aspetto che arriva, poi faccio guidare lui, perché così mi riposo, basta. Volevo farvi il solito saluto, sono riuscita solo adesso perché poi abbiamo cenato, ho fatto il video spesa quando siamo tornati, ho portato fuori Nala, quindi ho fatto veramente un sacco di cose e niente, adesso è tardissimo, è tipo mezzanotte e mezza e niente, quindi ora mi strucco e andiamo a nanna. Io spero che questo vlog, un po' diverso dal solito, vi sia piaciuto. Fatemelo sapere nei commenti o lasciatemi un like, così lo capirò direttamente. E niente ragazze, ci vediamo prestissimo, prestissimo con un nuovo video. E vi mando un bacione. È caduto. Vi mando un bacione, vi auguro una buona notte e ci vediamo presto.